Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Andrea Sale, sono il direttore di produzione del 70 Plant for Cranky, da cui vi do il benvenuto. In questo avanguardistico polo tecnologico, che è situato in Lombardia, sugli 7 km dagli headquarter Cranky di Piantedo, vengono realizzati yacht da 43 piedi fino a 78 piedi di lunghezza, sfruttando una superficie coperta da oltre 30.000 metri quadrati. L'intero processo produttivo è svolto internamente e ciò ci consente di garantire standard di qualità e di ingegnerizzazione elevatissimi in tutte le fasi. La divisione vetroresina è fortemente automatizzata, negli anni infatti sono state sviluppate molteplici soluzioni ad hoc che rendono i nostri gli stabilimenti più robotizzati al mondo in campo nautico. Abbiamo 4 linee di allestimento dove squadre di lavoro specializzate si occupano del montaggio con sistemi logistici e produttivi derivati dai principi della lean manufacturing. Ogni yacht viene infine sottoposto ad un minuzioso collaudo in una delle piscine di prove. Oggi siamo qui per presentare in anteprima mondiale il nuovo Cranky 67 Flybridge e quindi cedo la parola al nostro ingegnere Antonio Bilotta che insieme al suo team ci mostrerà nel dettaglio tutte le caratteristiche e le peculiarità di questo innovativo yacht. Grazie Andrea, buongiorno a tutti e a tutte. Sono Antonio Bilotta, capo progetto del nuovo 67 Fly. Lavoro nel centro studi ricerche da diversi anni e sono a capo di uno dei 3 gruppi di progettazione che abbiamo all'interno del nostro centro studi ricerche. Oggi avrete anche modo di conoscere alcuni degli ingegneri che hanno lavorato con me a questo ambizioso progetto, ognuno con forti competenze nelle proprie aree di sviluppo. Grazie alla consolidata collaborazione con lo studio di Christian Grande, oggi nel nostro centro studi ricerche siamo in grado di disegnare ed ingegnerizzare ogni singolo elemento che va a comporre i nostri yacht, a partire dalle linee di carena di Aldo Cranky, passando per le strutture, gli arredamenti e gli impianti, per arrivare fino ai più piccoli dettagli di finitura. Anche ora, mentre vi sto parlando, i miei colleghi degli altri gruppi di progettazione stanno già lavorando sui prossimi yacht che andremo a produrre, che daranno vita ad una nuova generazione di flybridge più piccoli, dalle linee accattivanti e generosi in contenuti e spazi. Oggi siamo pronti a presentare in anteprima mondiale il frutto del nostro lavoro. Il nuovo 67 entra a pieno diritto nella Flagship Collection nata nel 2020 con il Cranky 78. Le dimensioni inferiori non devono trarre in inganno. Nel disegnare 67 non abbiamo voluto rinunciare a nulla. Non è stato fatto alcun tipo di downsizing, semplicemente abbiamo declinato su una nuova metratura tutto il know-how in termini di tecnologie costruttive e innovazione sviluppato sul 78. Il family feeling infatti con 78 è fortissimo e lo si ritrova in molteplici dettagli. Ecco perché per noi il 67 è molto più di un 67 piedi. Qui troveremo soluzioni rare se non uniche per yacht di queste dimensioni. Parlando di dimensioni, la lunghezza fuori tutto del 67 è 20,80 m e abbiamo un vaglio massimo di 5,45 m. La motorizzazione scelta è 2 motori Volvo Penta IPS 1350 da 1000 cavalli ciascuno. Per quanto riguarda il layout, offriamo 2 differenti soluzioni per il lower deck, a 3 o a 4 cabine, entrambe con 3 bagni e con la cabina equipaggio a poppa. Ma più avanti avremo modo di vedere nel dettaglio le peculiarità delle differenti soluzioni. Direi a questo punto di salire a bordo, dove ci aspetta Christian Grande per raccontarci le peculiarità stilistiche di questo yacht così innovativo. Cranky 67 entra a far parte della Flagship Collection di Cranky insieme alla sorella maggiore 78 che è stata presentata nel precedente salone di Düsseldorf del 2020. Una barca che si distingue per questa identità stilistica molto pulita e diventerà di fatto un'identità di marca. Io la definisco una piccola gigante perché pur mutuando i tratti stilistici della 78, in poco meno di 21 metri siamo riusciti ad ottenere dei risultati sorprendenti. Sorprendono soprattutto gli spazi a bordo. Sotto coperta abbiamo 2 differenti layout, il primo prevede 4 cabine e 3 bagni. Diversamente abbiamo 3 cabine e 3 bagni dove l'armatore viene dotato anche di un ufficio privato. Sorprende, come dicevo, soprattutto la gestione dello spazio. È una barca che è dotata di hangar per un tender 3,25 m, oltre che una cabina equipaggio con 2 posti letto. Tutti i posti letto dell'imbarcazione sono lungo nave. Ed è una situazione di comfort particolare, rarissima in questo segmento. Sempre in riferimento agli interni sono previsti 3 decor differenti.
Siracusa, la versione standard, oppure Milano, come la 78, o Pisa, quella che vediamo qua come primo esemplare. Questa nuova versione Pisa è molto interessante, è molto chiara, basata su questa nuova essenza che è molto avvolgente. Si contrasta con l'ebano laccato lucido, si contrasta anche con il metallizzato bronzo opaco, molto interessante questo accostamento che lo trovo molto moderno. Il tutto anche appoggiato a delle pelli particolari, mocha, nabuc crema, insomma c'è questa danza di toni molto caldi, molto avvolgenti, molto invitanti. Volendo utilizzare lo stesso linguaggio, creando un family feeling appunto con la 78, di fatto troviamo degli elementi che ritornano, che abbiamo già visto, fanno proprio parte di questo linguaggio di gamma e quindi troviamo delle colorazioni, degli effetti e soprattutto delle sensazioni che sono ormai note per un armatore cranky. Un altro elemento di forte continuità con la 78 è dato sicuramente dall'utilizzo degli elementi d'arredo freestanding Flexform che effettivamente aiutano a dare questo family feeling alle imbarcazioni di questa gamma. Un grande tavolo al centro del salone per 8 persone quadrato, sicuramente non tipico di imbarcazioni 67 piedi, anch'esso aiuta a dare questa sensazione di convivio, di una barca che invita amici, una barca per vivere tanto tempo a bordo. Per quanto riguarda gli esterni, questa barca è stata trattata con la colorazione grigio cosmo esclusiva di Cranky, una colorazione che fa parte di una collezione molto estesa e viene chiaramente a trovarsi in sintonia con tutti gli elementi verniciati nero opaco, nero lucido, fra metallizzati e non metallizzati, con questa continua danza di tonalità, di rintocchi di colore, favoriscono la percezione di un elemento molto complesso, di un elemento molto ricercato, tipico di uno stile che non è banale. Il progetto della 67 è la dimostrazione che uno stile elegante come quello utilizzato per 67 e 78 appunto, privo di fronzoli, privo di superfluo, permette appunto la contrazione delle dimensioni dell'imbarcazione pur mantenendo stile, eleganza, pulizia e un grande equilibrio nelle proprie proporzioni. Grazie Christian. Prima di iniziare la nostra visita vorrei portarvi a fare un giro dietro le quinte, nel cuore del reparto stampatura, dove nascono i nostri yacht. Lì ci aspetta l'ingegner Marco Vitti, che per il 67 si è occupato della progettazione delle laminazioni e delle strutture. Lui saprà spiegarvi le peculiarità di come costruiamo i nostri yacht, per farvi capire quanto valore si nasconde dietro quello che normalmente non si riesce ad apprezzare durante la visita di uno yacht, ma che può fare la differenza nell'uso della barca. Grazie Antonio, ci troviamo ora davanti al robot della vetroresina. Questi grandi robot sono il motivo per cui la resina e il gel coat Cranky sono di qualità superiore rispetto alla media. Questi macchinari infatti garantiscono un'applicazione costante e riproducibile ogni volta su tutti gli stampi che utilizziamo. Inoltre ci troviamo in ambienti controllati sia dal punto di vista della temperatura che dell'umidità, in modo tale che i robot e gli operatori lavorino sempre a 21 gradi e 60% di umidità. Vorrei ora entrare nella struttura nascosta del 67 Fly, che è la vetroresina. Il primo strato visibile di ogni yacht è il gel coat, che fornisce sia da prima barriera contro l'acqua che da base per un'eventuale personalizzazione del colore. In Cranky, per ottenere una resa perfetta ogni volta, utilizziamo dei robot che autonomamente spruzzano 800 micron di prodotto su tutti gli stampi. Utilizziamo un prodotto ecologico a basso contenuto di stirene con ottime proprietà contro l'ingiallimento e l'osmosi. A seguire, il robot alle mie spalle applica uno strato di vetroresina sul gel coat. Questo strato serve a consolidare il gel coat e a evitare eventuali marcature provenienti dall'interno dello stratificato. Come prima, l'utilizzo di robot ci garantisce un risultato perfetto ad ogni applicazione.
Vorrei ora parlare dello scafo del 67 Fly come un esempio di come laminati all'interno della vetroresina siano stati utilizzati per rendere lo scafo solido e leggero. Partendo dall'opera viva, cioè la parte immersa dello scafo, abbiamo inserito rinforzi specifici nelle parti più sollecitate dello scafo, oltre ad aver inserito strati di carbonio e Kevlar all'interno del laminato. Risalendo il fianco, abbiamo optato per una lavorazione in cui due strati di vetroresina e carbonio affiancano un cuore di PVC ad alta densità. Questo tipo di lavorazione si chiama sandwich e garantisce ottime proprietà meccaniche con un basso peso specifico. Inoltre, garantisce anche un buon isolamento. Come sul 78, abbiamo optato per una differenziazione dello stratificato man mano che ci si alza nello yacht. Partendo dallo scafo ed arrivando fino al fly e T-top, la percentuale di carbonio all'interno del laminato è stata aumentata. In questo modo abbiamo ridotto il peso dello scafo e abbassato il centro di gravità, in modo tale da avere prestazioni migliori e consumi più ridotti. Passando dalla parte puramente strutturale a un'analisi del comfort a bordo, abbiamo studiato molto per garantire un isolamento sia termico che acustico molto elevato. Infatti abbiamo studiato tre principali soluzioni. In primo luogo, in sala macchine, abbiamo applicato delle piastre di metallo e gomma che assorbono le vibrazioni di tutti gli impianti. Dopodiché abbiamo applicato una resina antivibrante su tutte le superfici interne di scafo, coperta e strutture principali. Questo ci permette un isolamento acustico sia dall'interno che dall'esterno. In seguito abbiamo applicato dei pannelli termo e fono isolanti su tutte le superfici principali, in modo da garantire un comfort a bordo ancora migliore. Grazie Marco. Entriamo ora nel vivo della nostra presentazione, iniziando il tour dalla prua. Qui troveremo la prima caratteristica originale. Nella zona conviviale di prua, infatti, troviamo contrapposto al tradizionale divanetto fronte marcia due poltroncine avvolgenti che vi permetteranno di godere a pieno di questa parte dello yacht, anche grazie ai due tavolini in acciaio e tech, al pratico tendalino con pali in carbonio, al frigorifero, all'impianto stereo e a una serie di luci di cortesia scomparsa che vi daranno anche la possibilità di godere di quest'aria anche dopo il tramonto. Subito a prua troviamo un grande prendisole di 2 metri con schienali regolabili in 4 diverse posizioni. I cuscini di questo prendisole nascondono a prua la zona di ormeggio e centralmente dei grandi gavoni che possono addirittura ospitare tutti i parabordi dello yacht, che sono ben 8 parabordi più 2 palloni. Andando verso poppa non potremo non apprezzare la larghezza dei trincarini, tutti rivestiti in tech, così come tutti i piani di calpestio esterni dello yacht, e la praticità del pulpito che con i suoi circa 90 cm di altezza vi garantirà di muovervi da prua a poppa anche in navigazione in completa sicurezza. Si arriva quindi nello spazioso pozzetto dominato da un comodo divano. Qui si può scegliere fra due configurazioni: un tavolo da pranzo in tech, oppure per gli armatori che vogliono sfruttare questo spazio in modo alternativo, la configurazione è denominata cigar lounge, con un tavolino a caffè e una pratica poltrona. Ad ambo i lati del pozzetto si possono installare delle porte laterali per favorire lo sbarco in situazioni di ormeggio all'inglese. Sulla sinistra si può inoltre installare una stazione di comando aggiuntiva, estremamente pratica per le situazioni di ormeggio data la ottima visibilità. Sulla destra invece si trova la scala che dà accesso al flybridge, con gradini in tech sospesi fra due ali di cristallo che donano a tutto il pozzetto grande luce e leggerezza. Saliti sul flybridge lo spazio si espande incredibilmente. A prua troviamo un'elegante plancia composta da due display da 22 pollici e tutti i comandi necessari per le strumentazioni di bordo racchiusi in un elegante design. Abbiamo anche due divanetti che offrono ben 4 posti fronte marcia. Subito a poppa dell'area di comando troviamo un prezioso divano AC con inserti in tech e elementi in pelle. Al centro di questo divano si trova il tavolo in tech regolabile elettricamente in altezza. Di fronte, sulla destra dell'imbarcazione, c'è il mobile cucina molto ben accessoriato con frigorifero, fabbricatore di ghiaccio, due piani di cottura, lavello, vani per riporre i bicchieri, oltre che un vano per riporre la pattumiera. Eventualmente, più a prua, si può installare anche un altro mobile che darà la possibilità di installare una TV a scomparsa da 43 pollici.
Per garantire il massimo comfort, gran parte del flybridge è coperto da un tettino a lamelle regolabili elettricamente che vi permetteranno di scegliere la quantità di sole da lasciar passare. Se poi l'ombra non dovesse essere sufficiente, a poppa si può installare anche un tendalino con pali in carbonio, oppure rinfrescarsi direttamente con la doccia che abbiamo installato anche sul flybridge. Tutti gli elementi del flybridge hanno anche la propria copertura per l'invernaggio, così come i cristalli che possono essere coperti per oscurare il salone. L'ultima area che vi vorrei mostrare è la beach area, composta da una plancetta molto grande, 5 metri di larghezza per 1,60 m di lunghezza, con lift idraulico. Abbiamo anche un garage dove si può alloggiare un jet tender di 3,25 m, anche questo eventualmente si può movimentare con un sistema idraulico da rendere tutto molto semplice e pratico. Una volta varato il tender si può ampliare questa zona per goderne ancora di più, anche grazie alla doccia installata nell'antone e al sistema di stereo indipendente. Sulla sinistra si trova la cabina per l'equipaggio con due letti e il locale bagno separato. Gli oltre 150 anni di storia del cantiere nautico Cranchi si vedono in tantissimi dettagli cosiddetti marini. Abbiamo una ricchezza di tientibene, maniglie, gavoni disseminati su tutto lo yacht e le zone ormeggio, molto ben disegnate ed ergonomiche, e anche altri dettagli che lascio a voi scoprire. Vorrei adesso però farvi conoscere l'ingegnere Enrico Sonnini, che vi illustrerà tutti gli interni, di cui ha seguito con grande passione tutta l'ingegnerizzazione. Grazie Antonio. Direi quindi di cominciare ad esplorare gli interni partendo dal salone, a cui si accede attraverso un portone scorrevole frazionato in tre parti. Il divano con penisola sulla sinistra e le due poltrone sulla destra vanno a comporre una vera e propria zona living, luminosa grazie alle ampie finestrature e che risulta in completa continuità con il pozzetto. Proseguendo verso prua si trova la zona pranzo con tavolo freestanding, che è una soluzione rara su imbarcazioni di questa dimensione e che si impreziosisce ancora di più grazie allo stupendo affaccio regalato dalla combinazione tra le ampie vetrate e il taglio della falchetta che atterra in coperta. Oltre alla versione di serie, proponiamo per gli interni alcuni decor opzionabili in sede di configurazione, come ad esempio il Pisa di questa unità o il Milano, ma si possono personalizzare finiture e dettagli grazie alla Atelier Cranchi. Per quanto riguarda la zona di prua, questa risulta separata ma non divisa dal telaio in acciaio e vetro che lascia intravedere oltre il cristallo frontale della sovrastruttura. Passando alla sua sinistra troviamo la cucina, ben equipaggiata con frigo ad incasso, lavastoviglie, forno combinato e piano a induzione a quattro zone con cappa scomparsa. La reazione dell'ambiente è garantita grazie al finestrino posto sopra il piano di lavoro che si apre scorrendo verso il basso, ma anche grazie all'ampio tettino apribile controvento utilizzabile anche in navigazione a velocità ridotte. Passando invece dal lato di dritta si accede alla plancia di comando, da cui si ha sia un accesso diretto al passavanti che alla scala che conduce agli ambienti del sottocoperta. Una volta discesa la scala e percorrendo il corridoio verso poppa, ci troviamo in un elegante disimpegno che separa la cabina dell'armatore da quella degli ospiti. Una volta aperta la porta, ci troviamo in un ampio ufficio privato che ha la funzione di anticamera e che ha un mobile a fianco della scrivania che ospita anche un frigorifero a cassetto. Tuttavia, si può decidere di configurare l'imbarcazione con una quarta cabina, rinunciando a questo ambiente. Oltrepassato l'ufficio, ci si trova nella vera e propria cabina, sviluppata a tutto vaglio e molto luminosa grazie alle ampie finestrature a murata. Abbiamo il letto matrimoniale disposto longitudinalmente, incorniciato da finiture laccate lucide in abbinamento a pelli lavorate per la testa letto. Sul lato troviamo due poltroncine con angolo vanity e cabina armadio, mentre sull'altro, separato da una doppia porta scorrevole con vetri bronzati, troviamo il locale bagno, che al suo interno è diviso in tre ambienti separati, quello d'ingresso con il doppio lavabo, quello di prua con il locale doccia e quello di poppa dedicato ai sanitari. Tutto il pavimento e parte della doccia può essere personalizzato con marmo alleggerito.
lasciamo ora la cabina armatore per visitare le due cabine ospiti presenti su questa 67 Fly. L'ingresso alla cabina ospiti di prua avviene attraverso un disimpegno volto a favorire la privacy degli occupanti in qualsiasi circostanza. Una volta entrati in cabina, troviamo il letto matrimoniale disposto longitudinalmente in mezzeria, avvolto dai mobili contenitori rivestiti in pelle che si trovano a murata insieme agli armadi, ed inoltre un bagno privato con locale doccia separato. La seconda cabina ospiti occupa le sezioni centrali delle imbarcazioni ed è dotata di un letto matrimoniale aggirabile, disposto anch'esso longitudinalmente, e di un bagno a cui si può accedere anche direttamente dal corridoio. E questa caratteristica lo rende idoneo ad essere utilizzato anche come daily toilet. Infine, uno sguardo alla plancia di comando del ponte principale. La postazione è equipaggiata con due sedute singole regolabili elettricamente sia in altezza che in profondità, e questo permette di trovare una corretta posizione al timone. Di fronte alla ruota in legno trovano posto tutti i principali strumenti, inclusi i due grandi display da 22 pollici, da cui è possibile controllare tutte le principali funzioni di bordo grazie anche alla domotica integrata. Per approfondire però il comparto elettronico di bordo, lascio la parola a Carlo Bai di Raymarine, che vi illustrerà più in dettaglio i sistemi elettronici di cui Cranky 67 è dotata. Buongiorno, io sono Carlo Bai, Country Manager di Raymarine Italia. Quando qualche mese fa Cranky ci ha chiesto di iniziare a pensare come allestire questo nuovo yacht, ci ha richiesto espressamente di installare a bordo tutta l'ultima tecnologia elettronica disponibile. I progetti di cui parlavamo ai tempi erano prodotti che esistevano solo sulla carta, ma oggi siamo orgogliosi di poter avere tutti installati a bordo di questo nuovo Cranky 67, che indubbiamente è una delle imbarcazioni più tecnologicamente avanzate presenti oggi sul mercato. La prima novità di cui voglio parlarvi, che è installata a bordo di questo Cranky 67, è il nuovo Radar Cyclone, che è stato presentato poche settimane fa al salone di Fort Lauderdale. Si tratta di un radar con l'ultimissima tecnologia allo stato solido, CIRP, che consente di avere un dettaglio e una qualità d'immagine mai raggiunte fino ad ora. Cyclone si caratterizza anche per un design molto innovativo, che rende moderno anche un prodotto come il radar, che spesso è un po' anonimo. Le linee moderne del Cyclone si adattano perfettamente allo stile del nuovo Cranky 67. Oltre a Cyclone, questo yacht presenta a bordo un'ultimissima novità, che è il sistema DockSense con 5 telecamere. Si tratta di un sistema di ormeggio assistito che consente di individuare tutti gli ostacoli che circondano l'imbarcazione e di visualizzarli a display, segnalando al comandante, con segnali visivi ed acustici, gli ostacoli che circondano l'imbarcazione. Il sistema funziona con 5 telecamere stereo che, oltre a visualizzare l'ostacolo, sono in grado di individuare la distanza dell'oggetto rispetto all'imbarcazione. La visualizzazione di questa funzione avviene sullo schermo Axiom, che in pratica visualizza la sagoma dell'imbarcazione e ricrea in diretta gli ostacoli che circondano l'imbarcazione, in modo da poter dare un'immagine complessiva di tutto ciò che è intorno alla barca nel momento in cui sto ormeggiando. È un po' un sistema simile a quello che utilizziamo sulle nostre automobili. Oltre a DockSense Alert, l'altro sistema che presentiamo in anteprima su questa imbarcazione è il sistema YachtSense. Si tratta di un sistema di monitoraggio molto flessibile, scalabile e personalizzabile, che consente di monitorare la maggior parte delle utenze presenti a bordo. Dallo schermo Axiom, quindi, sarà possibile controllare ad esempio l'aria condizionata, gli impianti elettrici, accendere e spegnere le luci, piuttosto che fare qualsiasi cosa che richiesta dal cantiere, che consente di avere una panoramica e un controllo di quello che è a bordo. Così come per qualsiasi schermata del display Axiom, è possibile replicare la schermata di Axiom su un tablet, in modo da avere tutte le schermate e tutti i controlli disponibili sull'Axiom anche in qualsiasi postazione dell'imbarcazione. Il fiore all'occhiello di questo Cranky 67, per finire, è il nuovissimo YachtSense Link, un modulo presentato al MEZ pochissime settimane fa, che consente di collegare l'imbarcazione da remoto. Quindi, tramite l'app Raymarine, l'armatore sarà in grado di accedere e di monitorare tutto ciò che succede a bordo.
Grazie Carlo. A questo punto direi, per gli amanti della tecnica, di passare la linea all'ingegner Mazza, che si trova all'interno del vano motori, il quale ha seguito tutta la progettazione, per illustrarvi a fondo tutti i dettagli in merito agli impianti. Grazie Antonio. Eccoci a bordo della 67 Fly. Ci troviamo in sala macchine, ovvero il cuore di questa imbarcazione. L'ambiente è caratterizzato da un comodo passaggio che attraversa lo scafo da murata a murata per tutta la sua larghezza. Da qui si ha un facile accesso a tutta l'impiantistica della strumentazione di bordo e a tutte quelle che sono le ordinarie operazioni di manutenzione e controllo della nostra imbarcazione. In Cranchi, lo studio e l'ottimizzazione degli spazi viene effettuato in progettazione tramite l'uso di software di primo ordine e grazie a una strettissima collaborazione con fornitori di livello specializzati nel settore nautico, con i quali studiamo e portiamo in opera soluzioni ad hoc nel pieno rispetto dei più alti standard di sicurezza vigenti. Sotto il pagliolato ci si presenta l'estremità poppiera del serbatoio carburante, il quale, essendo laminato insieme allo scafo, ne contribuisce alla sua solidità. Con i suoi 4.000 litri di capacità, si sviluppa longitudinalmente in chiglia, rimanendo a cavallo del centro di gravità dell'imbarcazione. Ne risulterà un'altezza baricentrica ridotta a favore della stabilità della barca e non andrà ad impattare sull'assetto a seconda della sua condizione di carico. L'impianto acqua dolce è dotato di un'autonomia di 900 litri, suddivisa in tre serbatoi separati in modo da poter sempre garantire un facile sbarco qualora fosse necessario. L'impianto è inoltre implementato da un dissalatore da 130 litri l'ora, grazie al quale sarà possibile effettuare il pieno d'acqua in poche ore di rada. A Paratia troviamo quadri elettrici, caricabatterie e inverter. Oltre alle batterie dedicate ai motori, abbiamo un banco batterie dedicato a servizi ausiliari e pesanti con una capacità totale di 900 Ah. A bordo della 67 Fly possiamo comunque sempre fare affidamento su un generatore diesel da ben 28 kW. Oggi più che mai il comfort a bordo è di primaria importanza, per questo in Cranchi mettiamo a disposizione dei nostri clienti le migliori tecnologie nel campo. La 67 Fly è infatti dotata di due pinne stabilizzatrici in carbonio marchiate Humphrey, le quali insieme alle Interceptor garantiranno sempre il miglior assetto in termini di consumo e comfort a bordo. Comfort che sarà mantenuto anche in virata grazie alla modalità Automatic Turn Control offerta dal sistema Humphrey. Le pinne inoltre sono in grado di offrire un'ottima stabilizzazione anche a barca ferma grazie alla modalità Zero Speed. In questo modo la vostra rada non sarà disturbata dal moto ondoso. Ma per poter soddisfare anche l'armatore più esigente, la 67 Fly è stata studiata per poter accogliere un sistema di stabilizzazione giroscopica. Può infatti montare due giroscopi Sea Keeper 9 che garantiranno il living a bordo come a casa. Conosciamo bene l'importanza di poter vivere gli spazi interni nel comfort di un ambiente fresco e rilassante, soprattutto nei mesi più caldi. Per questo la 67 Fly è stata dotata di un impianto di condizionamento alimentato da un gruppo refrigerante da ben 96.000 BTU ora, il quale raffrescherà in vari ambienti anche in acque tropicali. Passo la parola ora al mio collega Marco Aureli, responsabile dei Sea Trials e degli impianti di propulsione sulla linea Cranchi, il quale vi parlerà della motorizzazione che montiamo a bordo della 67 Fly. Buongiorno, grazie Gerardo. Per quanto concerne la motorizzazione, il nuovo Cranchi 67 Fly installa il sistema propulsivo IPS 1350. Si tratta di una doppia installazione di due motori D13 e due pod IPS 30. Il motore D13 è il gruppo termico più performante di Volvo. Si tratta di un diesel 12,8 litri di cilindrata, 6 cilindri in linea, turbo doppio stadio con scambiatore di calore, che sviluppa la potenza massima di 1000 cavalli a 2400 giri minuto. Il sistema IPS, Inboard Performance System, è un sistema propulsivo ad alta efficienza, che permette di raggiungere performance di livello, non trascurando l'aspetto ecologico. La maggiore efficienza del sistema propulsivo, infatti, permette di installare motori più piccoli, quindi con minor consumi e minor emissioni, pur garantendo le caratteristiche e le prestazioni definite in fase di progetto.
Dai nostri numerosi test abbiamo effettivamente verificato come questo sistema propulsivo si sia dimostrato più rapido del 20% rispetto ai sistemi tradizionali in linea d'asse, portando una riduzione di consumi pari al 30%, un incremento dell'accelerazione del 15% e una riduzione in termini di rumorosità e vibrazioni pari al 50%. Il maggior rumore generato dai motori, infatti, generalmente è dovuto allo scarico. Nel caso degli IPS, lo scarico è integrato nel piede, quindi sott'acqua e distante dalla carena. Di conseguenza, vibrazioni e rumore sono decisamente ridotti e questo è stato provato dai numerosi test effettuati sulle perturbazioni acustiche effettuate in cranchi. La caratteristica principale del sistema IPS è l'elica rivolta in avanti, eliche duoprop controrotanti, la cui scia è parallela al fondo della barca, per cui tutta la potenza fa avanzare lo scafo. Inoltre l'elica lavora in condizioni ottimali, come si dice in gergo prende acqua dura, quindi senza turbolenze dovute a piede poppiero o asse. Lungi dall'essere un semplice motore, il sistema IPS è un sistema completo che comprende timoneria, scarico, invertitore e sistemi di bordo, includendo cablaggi, software, leve di comando, joystick. Detto questo, mi preme fare capire l'importanza della scelta di Cranchi di collaborare con Volvo Penta. Collaborazione che interessa l'intero iter progettuale, partendo dallo studio della carena ottimizzato all'installazione dei sistemi IPS, all'installazione di tutti i sistemi di bordo che puntano alla realizzazione della cosiddetta Easy Boating. Avere un unico interlocutore per tutta questa serie di sistemi consente di avere la massima qualità in termini di funzionalità, montaggio e assistenza futura. Cranchi punta allo sviluppo sostenibile e alla riduzione dell'impatto ambientale, della rumorosità e delle emissioni. Dal prossimo anno questi motori potranno essere equipaggiati con il sistema di riduzione catalitica selettiva SCR, che ci permetterà di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma IMO Tier III. Un altro pregio del sistema IPS è l'ottimizzazione degli spazi, rendendo la sala macchine più compatta e quindi si può dare a disposizione degli ambienti abitabili più spazio possibile, come ci ha ampiamente descritto il collega Enrico poc'anzi. Scegliere Cranchi 67 significa scegliere uno stile molto pulito, quello che io definisco un classico contemporaneo. Uno stile destinato a durare nel tempo e quindi sicuramente essere un fattore importante per un armatore che decide di investire sull'acquisto di un'imbarcazione di queste dimensioni. Grazie Christian. A questo punto siamo arrivati alla conclusione della nostra presentazione. Nel ringraziarvi per aver partecipato a questo evento, per chi poi volesse anche provare dal vivo il Cranchi 67 può farlo presso il nostro Marine Test Center fissando un appuntamento con il dealer di riferimento. Un saluto a tutti e a tutte dallo staff Cranchi. Grazie e arrivederci.